Studio 7, in collaborazione con Sport Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Siete? Chi siamo? Sì. Noi siamo un tributo ufficiale dei Kiss, attivi dal 94. E tu personalmente, chi sei tu personalmente? Ah, come personaggio? Allora, io faccio l'amante del rock and roll. Felix, il bassista. Beh, Gene Simmons, io faccio i Kiss. L'asso dello spazio. L'asso dello spazio, Stevie. E il batterista Fabrizio Lucidi. E che parte fai, Fabri? Io che... sono quello comodi e faccio la parte del gatto. Ok. Perciò il gatto, lo stellato, il demone e l'asso dello spazio, i quattro personaggi di Kiss. Sì, infatti poi nei Kiss c'è sempre questo aspetto, perché oltre a occuparti proprio dell'esecuzione musicale che fai, dei brani e tutta questa parte scenica, cioè nel senso tu... Ognuno di noi fa un ruolo. Nel senso tu sul palco sei come se fossi un personaggio dei fumetti, un supereroe, e questo infatti è una cosa molto divertente del fare i Kiss, perché comunque ti devi... calare in quel personaggio, hai tutto un momento di preparazione prima, e comunque poi penso a me personalmente, io cioè, sono in molti altri gruppi oltre ai Kiss, non c'è questo elemento del cosplay dove tu devi farti fila, però nei Kiss ti dà una carica in fisconde. Entriamo backstage, entriamo nella parte, diciamo. Sì. E questo a me dà una carica fortissima, il fatto che hai questo elemento di doverti trasformare in un personaggio dove comunque poi nessuno ti riconosce, nessuno sa. Però a volte, come stasera, suoniamo anche struccati, diciamo, ok? Nel senso che facciamo, siccome che i Kiss hanno avuto un periodo dei trucchi dal 73 all'83 e dall'83 fino al 96 senza trucchi, eseguiamo anche concerti senza trucchi. Assolutamente, infatti questi per la ripartenza dopo il lockdown stiamo facendo tutti degli eventi, diciamo, anche molto intimi, sono così con poche persone all'aperto. Sì, stiamo ripartendo, diciamo, in chiave un po' più sottotono, però una cosetta un po' più tranquilla. Stiamo esitando con i costi per avviarci anche noi, insomma, però, nel senso... però comunque sono delle occasioni belle di rivederci così con gli amici, con il pubblico che viene sempre. E comunque stiamo raccontando anche tutto quello che è successo in 25 anni di stasera stiamo suonando al Red Rock Night dalle parti di Morena, un locale che fa concerti dal vivo, che è partito da poco, che permette a Benz di suonare alle sette e mezza, otto ci dobbiamo salutare che inizia il concerto, ok? abbiamo già finito, sono le 7:40. Allora, quando nasce la band? La band nasce nel 94 in un locale che si chiamava all'epoca, il nostro primo live fu al Rock Café 69, però non erano gli Hard Rock. Era una sottospecie di nome per un locale underground a Roma, dalle parti di Via Cavour, e abbiamo fatto il nostro primo concerto inizio 94, era fine 93, inizio 94. Ci siamo esibiti senza costumi, però vestiti come, in pratica, i Kiss, nel terzo disco dei Kiss, che si chiama Dress to Kill, vestiti per uccidere, si vestono con le giacche e cravatte come i Beatles, sono truccati in volto, e noi abbiamo optato per quella modalità di fare il primo concerto vestiti giacca e cravatta, per fare il primo concerto, per vedere se c'era un pubblico. Poi, diciamo, dopo il primo concerto abbiamo visto che la gente era venuta a vederci e abbiamo optato per fare dei costumi, ma per iniziare abbiamo provato, è stato un concerto prova, insomma. Comunque, fine 93, inizio 94.
Assolutamente. Poi una cosa che io ricordo, perché comunque io sono andato da 3 anni in questa band, sono un nuovo acquisto, però quindi li ho vissuti da, prima di tutto come fan, cioè quando io all'epoca ero un grande fan dei fumetti, anche tutto quello che riguardava i Kiss, come se tu ricorderai sicuramente avevano fatto anche con la Marvel, uscito tutta una serie di fumetti, con Todd McFarlane, il grande disegnatore. Anche noi abbiamo fatto un fumetto nostro, diciamo, sì, autoprodotto. Sì, autoprodotto. Sì, sì. La prima tribute band ad aver pubblicato un fumetto. Infatti si parlò di loro, soprattutto per questo aspetto, che fu il primo gruppo in Italia a fare i Kiss con i costumi mascherati, così, e quindi da lì nacque proprio subito, diventai subito un loro fan, e poi 20 anni dopo mi sono trovato ad essere parte il nuovo bassista. Diciamo la particolarità della band è stata che nel 94, dopo che abbiamo effettuato il primo concerto, dopo 6 mesi siamo stati contattati dal batterista ufficiale di Kiss che aveva lasciato la band nel 79-80, e siccome che lui era in tour per Europa ci chiese di aprirgli i concerti e suonare con lui, Peter Criss, il batterista originale dei Kiss. È stata una cosa molto particolare, dopo 6 mesi per una band ottenere un riconoscimento simile, e abbiamo suonato in giro per Europa per un paio di settimane tra Augsburg, Praga, Milano e Vienna. Abbiamo fatto 4 date e lui montava sul palco con noi ed eseguiva 3-4 brani, poi faceva interviste e tutto quanto. Perciò, quello è stato la nostra spinta maggiore, nel senso che ci ha dato molto lustro. Poi tra l'altro volevo chiedere, loro due sono i due membri fondatori, il batterista e il cantante, volevo chiedere a Fabrizio, tra l'altro avete avuto in quel periodo una collaborazione molto importante, se mi ricordo a Rai 1. Che tu seconda serata quando abbiamo sì. Infatti, se ci dici qualche ricordo in particolare di quell'episodio, perché lui magari quando siamo stati contattati tramite un fan club che aveva dei contatti con Seconda Serata e ci invitò a partecipare, ed hanno organizzato che in pratica la band arrivava in una limousine, in una stretch limousine davanti al Teatro delle Vittorie. Uscivamo dalla Mercedes, entravamo dentro al Teatro delle Vittorie e poi ci intervistava Alessandra Caselli, mi pare che si chiamava. Sì. Alessandra Caselli, sì. E, un'esperienza per noi è stata un'esperienza chiave, nel senso anche tante cose che abbiamo fatto, come TRL Live a Castel Sant'Angelo, che abbiamo conosciuto anche, com'era quel cantante che si è fatto poi le foto, Fabri, ti ricordi? Vabbè, c'erano personaggi famosi, poi sono fatti anche in America. A New York nel 2014, quando abbiamo celebrato 20 anni, siamo andati a New York e ci hanno fatto partecipare a un festival dei Beatles in 2 serate. Una era una serata di onore al Town Hall vicino a Times Square, e c'erano ospiti illustri anche lì, nel senso Neil Sedaka, gente diciamo di quell'era, però erano sempre personaggi abbastanza noti, eccetera, e ci hanno fatto partecipare come ospiti, e la sera seguente abbiamo suonato al Bitter End, che è un locale nel Greenwich Village, che in pratica diciamo che negli anni 60 ci suonarono Bob Dylan, ci suonarono Paul Young, insomma tanta gente, un locale storico newyorkese in Greenwich Village. È stata un'esperienza favolosa per noi, anche perché era dietro l'angolo del Caffè Wa, dove si esibì negli anni 70 Jimi Hendrix per il primo concerto che fu in America, perciò sono tappe storiche, insomma, diciamo. Ma abbiamo fatto, dimentichiamoci, la tournée 19-20 come te. Sì, abbiamo fatto 50-60 anni. Sì, infatti ho avuto l'onore di entrare in questo periodo che era il 25, la band celebrava il 25esimo anno di attività, quindi io sono entrato proprio in un periodo in cui abbiamo fatto una tournée in tutta Italia. In Abruzzo abbiamo fatto fuochi e fiamme. Sì. Tra l'altro era la mia terra e insomma c'era proprio richiesta di un tributo dei Kiss che non ci sono. E quindi era la prima volta che è stato visto fatto bene. Ci siamo trovati molto bene.
Abbiamo suonato fino a, diciamo, a febbraio del 2020, prima del lockdown per Covid. Sì. Però comunque non solo in Abruzzo, siamo stati anche in Campania, in Toscana, insomma, tutte in Umbria, insomma, tutte le regioni d'Italia, anche su al nord, il Rock and Roll Club. Sì, c'è anche 25 anni di attività. Sì, sì. È stato molto. Siete stati vicino casa, ma non siete stati a casa, perché noi siamo Ascoli, quindi Ascoli e l'Abruzzo. Sì, siamo stati lì all'Hertz Club, siamo stati. Affermo, siamo stati nelle vicinanze. Ma noi suonavamo molto verso dai parti anche di. Anche al cimitero, alla Patriatica, se conosci il locale. Abbiamo lavorato molto. Tra l'altro, sì, al cimitero, insomma, ci. Si riparla anche quest'estate, forse riusciamo a rifare qualcosa, così lo show questo con i tavoli assegnati, questo unmasked, quindi sicuramente torneremo dalle tue parti. Abbiamo anche fatto parecchi concerti, c'era un rock club a Ronchi dei Legionari, non so se verso, però quello è un po' più verso Trieste, abbiamo suonato Firenze, Mestre, anche in Slovenia. Abbiamo girato parecchio. No, per me con un'esperienza di fare con i Kiss più. Che io vedo qui la foto che ho messo. Sì, che cosa mi sapete dire? C'è stato un premio, ma soprattutto il premio più importante è stato riuscire a fare la foto con i Kiss. Certo, quella è stata un'iniziativa di un produttore che voleva girare un documentario e voleva creare una storia che noi andavamo ad incontrare i Kiss. E abbiamo contattato i Kiss e loro ci hanno permesso di fare questa fotografia insieme a loro. C'è un documentario su YouTube, Dress to Kiss, incontrano i Kiss, e gli abbiamo portato una targa, loro ci hanno permesso di entrare nel backstage con loro, come poi vedete dalla foto, e abbiamo fatto due scatti, e diciamo abbiamo fatto questi due scatti, poi abbiamo fatto parte del meet and greet, che è una sorta di è un raduno dove tutti i fans che diciamo acquistano il biglietto per poter entrare a questo incontro backstage prima del concerto stanno insieme ai loro idoli, diciamo, per una mezz'oretta, e ci diedero anche 4 biglietti per assistere al concerto in quinta fila, perché diciamo eravamo stati scelti per fare questo documentario, e contattandoli hanno ritenuto che fosse una cosa di pregio anche per loro comunque accettare, che darci permesso per poter entrare. Comunque poi chissà, hanno anche riconosciuto il fatto quando per loro erano dei tempi bui, parlo dal 96 al 98, in cui comunque la band stava avendo una nuova formazione, comunque continuavano a suonare in Italia, quindi tenevano alto il nome della band, la gente continuava a conoscere grazie ai 3S e di Kiss veri. Sì, diciamo che nel momento in cui Kiss effettuavano i tour in America struccati, senza i trucchi, noi eravamo i soci truccati in Italia che proponevano il concerto truccato, così la gente poteva vedere quello che loro facevano, che non facevano più, insomma, diciamo, capito? Abbiamo tenuto una sorta di, che gli abbiamo tenuto, non dico vivo il nome, però l'abbiamo tenuto un po' a livello di pubblicità, sempre in vista, insomma. E ci hanno ringraziato per questo qui, diciamo, capisci? Ma non solo noi, comunque, non è che ci sono state anche altre tributes in Europa, altri gruppi che hanno suonato. Però nella 2014 ci hanno chiamato per effettuare un altro tour, che era per celebrare 20 anni, e ci portarono a Copenaghen, poi da Copenaghen ci portarono a un festival in Olanda, che c'erano proprio tantissime bands del genere heavy metal, e il giorno dopo ci portarono al Star Club in Svizzera. Perciò abbiamo fatto questi tre locali, diciamo Copenaghen, Olanda e Svizzera, in 4 giorni, ed abbiamo fatto un tour che, diciamo, abbiamo coperto 3.000 chilometri, perché siamo partiti da Francoforte in Germania con una Mercedes, e abbiamo fatto tutto questo giro. Abbiamo scoperto nel seguirvi e cercare le notizie, che è stato difficile fare i primi costumi, ma soprattutto complessi, questa cosa è tutto merito suo, questo, sì, perché in pratica non si trovavano i materiali, nel senso che finché si parlava di smippelle, cose così, e borchi, ok, ma
diciamo gli scarponi e varie altre cose tipo spuntoni o catene, era un po' più complicato e abbiamo dovuto adattare alcune cose, però diciamo che ci siamo rifatti ad un primo trucco di Kiss dove loro stessi non avevano investito proprio cifre esorbitanti ed era più facile raggiungere la somiglianza, capire che nel senso, in quel senso lì. Poi ovviamente altri costumi che hanno fatto i Kiss nell'anno sono stati più costosi, anche a cifre tipo 70.000 euro a costume, cifre simile. Diciamo che il primo loro look per i primi anni era pelle, borchie e trucchi bianco e nero e argentato, capisci? Perciò è stato un po' più semplice. Però diciamo la cosa più complicata da effettuare di tutto il costume all'infuori dei giubbotti o quello che sia erano gli scarponi, perché gli scarponi erano veramente complicati, insomma, riuscire a riprodurli. Sì, no, poi volevamo dire anche che siamo arrivati ai secondi al terzo. Durante il lockdown c'è stato un concorso americano che hanno fatto un concorso della più grande tribute dei Kiss, un'agenzia americana, e diciamo abbiamo raggiunto sui 5.500 visioni e 1.000 eccetera commenti, pure. E siamo giunti terzi dietro agli americani e a un'altra tribù band europea, e siamo stati l'unica tribù band italiana a cui è stato permesso partecipare, e fortunatamente siamo giunti terzi, insomma, è stata una bella cosa. Poi durante il lockdown, insomma, che uno era anche chiuso in casa e cose così, ci ha tenuto impegnati, insomma. È stata una cosa divertente, perché dovevi mandare le registrazioni da casa, fare queste cose, insomma, poi c'erano comunque moltissime tribute da tutto il mondo, alla fine abbiamo chiusi tra i finalisti, poi il voto finale andava solo con i voti da casa, quindi c'era la giuria, che c'erano dei musicisti molto importanti, insomma, tra cui il chitarrista dei Megadeth, di cose meravigliose. Sì, alla fine siamo arrivati in finale con il voto della giuria, poi in base ai voti dal pubblico, poi siamo arrivati da un testa a testa fino all'ultimo per pochi voti, però insomma arrivare da Enzi e Moni sono una bella soddisfazione. Comunque volevamo dire che oggi questo concerto che stiamo effettuando è perché è il compleanno di Felix, fa 40 anni. Sì. Perciò abbiamo pensato sia di fare il concerto che l'intervista e tutto quanto, sì, così sì. Era per augurare a Felix i suoi 40 anni e Felix, non ti abbiamo detto la notizia comunque. Stasera lasci la band, basta così. Grazie. Quindi abbiamo l'anteprima nazionale. Scusa, non t'ho sentito, scusa. Abbiamo l'anteprima nazionale. L'anteprima nazionale, il bassista cacciato da stasera come regalo di compleanno mi cacciano. No. Comunque volevo anche ringraziarti per l'opportunità. Grazie per averci permesso di fare l'intervista. Okay? No, grazie. Io volevo chiedervi un'altra cosa. Perché quando si sale sul palco, il palco fino adesso è mancato. Però qual è l'emozione, soprattutto quando vedete le facce davanti, oltre che sorprese, perché ancora la gente non è abituata a Kiss in realtà. Però l'emozione, perché sta gente che ride, piange, canta, balla, urla, che emozione vi dà, che sensazione provate? Ma a me carica proprio tanto, cioè nel senso, ci sono alcuni musicisti che dicono che per loro pensano alla loro esecuzione. E comunque poi il fatto che ci sia il pubblico non gli fa né caldo, invece a me proprio mi dà una grande emozione il fatto che vedi la gente che canta con te, che si coinvolge, mi dà anche a me una carica extra. Cioè uno cerca di trovare un contatto con la gente che diciamo inizialmente è lì nel pubblico e dare un'energia, dare una carica, dare un senso di... Sì, ti senti veramente un Kiss, quando sei lì. Non pensi tu che tu stia facendo la tribuna, capito? Non c'è sempre tutto. Sì, no, nel momento in cui lo fai ci credi, nel senso ti immedesimi e cerchi di dare il massimo pure per coinvolgere la gente. Noi non siamo nel contatto, nel senso che essendo con trucco e parrucco, diciamo c'è uno special in più, c'è un asso nella manica in più. Quindi quando ci presentiamo truccati e vestiti,
c'è un'acclamazione 100 volte più di un altro gruppo che magari si presenta vestito normale e imita un altro gruppo che gli piace suonare, capito? Differenza. C'è un'immedesimazione a un altro livello, insomma, diciamo, la parte del trucco, il costume ti porta a entrare nel ruolo. E poi ti porta a entrare nel ruolo, e quindi quando stai lì sembri veramente che stai di Kiss, non c'è di Kiss. Infatti questo è sì, però noi mentre sogniamo pensiamo di essere poi tra l'altro sai l'episodio poi che fa ridere, cioè se uno quando ci vede uscire dopo il concerto ci vede così siamo formati, no? Allora certe volte la gente dice scusa ma sai dove sono quelli dei Kiss, cioè non ci riconoscono, non sanno che siamo noi, e quindi è una cosa che poi ci facciamo e fidanzati arrabbiati che stavi a baciare la ragazza mia, ma chi sì. Poi senti, fai finta di no, poi ma noi no, siamo guarda, altri... non è quello dei Kiss, non so chi è loro, prova a truccarti e venire a suonare con noi, rimorchi un botto. Beh, lui però guarda c'è la Non si sa perché quando ci trucchiamo abbiamo avuto un po' più di fortuna all'estero, certo. Comunque che in Italia per le donne sì. L'altro giorno, no, oggi pomeriggio stavo sentendo un'intervista, probabilmente quella dell'Abruzzo, e parlava di un manifesto, questo manifesto enorme sulla che poi hanno visto voi, sono rimasti un po' impressionati a quella cosa. Sì, no, che poi non me l'aspettavo nemmeno io che ci facessero, cioè noi siamo stati in questo paese, era dalle mie parti, fino a Abruzzo. A te. Sì. E comunque, tanto insomma, noi arriviamo, entriamo qui nel paese, ci troviamo questo manifesto gigante per strada, dici, cavolo, ma siamo noi che ci hanno fatto questa accoglienza qua, poi prendo noi la reazione su... Vabbè, ma ci siamo fermati con la macchina, un'organizzazione per una serata particolare, perché in piazza... Fino a una certa ora suonavano i Pooh, diciamo la piazza maggiore, 5.000, 6.000 persone, non so qua. Quando poi hanno finito i Pooh, abbiamo iniziato noi sul tetto del Palazzo Comunale, Comunale. Era una discoteca all'aperto sul tetto del Palazzo Comunale, perciò era una sera abbinata. La sera abbinata sul tetto. Diciamo, è stato anche quello un piacere. È stato fantastico. Una rievocazione dei Beatles. Una rievocazione stile Beatles quando suonano l'ultimo concerto però questo non è l'ultimo sì. Proprio sulla discoteca sulla terrazza, è stato molto bello, era d'estate perciò si stava bene all'aperto tutto quanto, le soddisfazioni erano state tante, insomma, diciamo tante soddisfazioni, tanti chilometri, tanti live. Siamo sui 1200, concerti in 25 anni. Poi io ho effettuato anche concerti all'estero, poi anche con la band. Sì. Un'altra, quando ho visto il flyer dell'Hard Rock Café che ci chiamarono a Firenze, io ho mandato a lui, ho detto, ma sai che c'è una tribute dei Kiss lì? Ho detto, guarda che siamo noi, scemo, cioè, proprio, le risate, cioè, sono dei posti che sono veramente mitici per i rock in Italia, dove tu ti trovi a suonarci, insomma, è una bella soddisfazione. Se, guarda, se vi dà un pulsante per poter passare... Volevo dire prima una cosa... Se avesse un pulsante per saltare sul palco del Kiss, chiaramente, in una data speciale, cioè quale data avreste scelto? Beh, io penso il 13 maggio 2008, quando l'abbiamo conosciuti. Io speravo che mi chiamavano per vieni su a fare un brano, stavo lì, insomma, però non è successo. Però sarebbe stato carino, poi. Cioè, un coro su I Was Made for Loving You, magari rubato. Vieni un attimo sul palco, Andrea, dai, non ci sono problemi. Vai! Sì, no. È 13 maggio del 2008, quando l'abbiamo conosciuti a Verona, nel backstage. Sarebbe stato carino, seppure sarebbe stato il massimo. Con Peter l'avete fatto, con Vinny Vince, sì, per carità, con Peter ok, sì. Però aver permesso di mostrare sul palco dei Kiss, fare mezzo un brano, che canta, sì, è una cosa che ci manca, gli strumentisti sarebbe stato bello.
un componente di Kiss che canta pure, insomma, sarebbe... Volevo dire che ho pubblicato anche un libro che è una storia cronologica che si chiama Chi se ne frega, è uscito con la Robin Edizioni e in pratica è un libro che racconta tutta la storia della band dall'inizio cronologicamente con fotografie e tutto quanto. E si trova anche in ebook, ok? Perciò se qualcuno lo vuole leggere non c'è bisogno di comprare il cartaceo, che da quello che ho sentito è andato fuori ordinazione, però c'è l'ebook del libro, Chi se ne frega, la storia di una tribute band di Andrea Saulini. Allora, caso che può interessare. Mi mandi il link che lo mettiamo sotto l'intervista sul canale YouTube. Va bene, poi ti mando proprio il PDF se vuoi dargli un'occhiata anche tu, ok? Sì. L'ultima domanda e ci salutiamo perché voi vi dovete preparare. L'ultima cosa, sì. Oltre al libro anche il fumetto è uscito, che si chiama L'ombra del demone, che è un fumetto fatto tutto con le foto fatte ritoccate in stile cartoon. Cartoon, sì. È un'autoproduzione. È una storia che è una sceneggiatura che sta nel libro, che è stata tramutata in un fumetto. Sì, e tra l'altro l'abbiamo costruita tutto quanto attorno al personaggio di Gene Simmons, che è quello a cui io tengo particolarmente, però non lo so perché tutta la band siamo particolarmente legati a lui, è quello a cui vogliamo più bene, non si è mai capito. Ci stiamo divertendo, spero di poterci divertire per altri 100 live, anche altri live. Sempre lunga vita rock and roll. Grazie, dai, grazie. Allora, l'ultima domanda era il fumetto, e me l'hai spoilerata, quindi è a posto. Era già questa. Perché lui mi parlava del libro, chiaramente io a quel punto ci volevo aggiungere il fumetto. E il disegnatore, chi l'ha disegnato? No, non è disegnato, è un esperimento artistico, diciamo. In pratica abbiamo fatto 300 scatti digitali, abbiamo inscenato tutta la storia noi e poi questi scatti digitali sono stati tramutati in un fumetto. Capisci? Perciò è un fotoromanzo con fotografie trasformate in fumetto. Però un editore l'ha ritenuto interessante come iniziativa e siccome che era sia in inglese che in italiano l'ha pubblicato sia in inglese che in italiano. Esattamente. Poi anche sul libro abbiamo lavorato per l'edizione in inglese, ci è stato richiesto. Stiamo lavorando sull'edizione. Abbiamo aggiunto anche poi rispetto alla prima edizione anche dei capitoli in più che ho scritto anch'io da quando è stata la mia entrata nella band, insomma, l'ultimo periodo. Beh, quella è la cosa più importante di tutte quante, ovviamente. No. L'ultimo 3 mesi e mezzo di 25 anni di carriera. Grande Felix, per fortuna che è arrivato Felix, no, la band era finita, ragazzi, perché in pratica tutti i bassisti precedentemente a Felix si sono tutti sposati, figli, bambini, cose così, e non suonano più. L'unico testa matta sono rimasto io, quindi che ha portato avanti, no, assolutamente, sono stati 25 anni di storia, io negli ultimi 3 ho dato il mio apporto, ma comunque è sempre un impegno forte stare con loro, per tutta la storia che la band si porta dietro. Anche perché... Sì. Abbiamo seguito i Kiss in tour quando sono venuti adesso, era nel 2019, sì. Siamo stati a Milano e a Zurigo, e a Zurigo nell'albergo Felix ha conosciuto sia Paul Stanley, sì. E poi ci siamo messi seduti con Rick Singer a parlargli tramite un amico che ci ha fatto entrare. C'è anche una foto che stiamo con il manager dei Kiss per strada, sì, e lui sta tipo, chi so questi qua che vuole. Sì, abbiamo fatto il fumetto anche su quello, poi te la mando, sì, ovviamente un tocco di cartoon, di demenza, ce lo mettiamo e gli sempre. Abbiamo regalato il fumetto, il libro e tutto quanto, insomma, è una cosa che facciamo per passione, insomma. Allora ragazzi, ci fate i saluti? A posto. Sporticeno, grazie di tutto, grazie dell'intervista, grazie okay, Piero, ciao. Ci vediamo alla prossima. Okay, roll, sempre. Grazie, ciao, buona serata. Auguri a Felix, auguri. Rock and roll. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.